rinfettersi. Allora, per acquisire senso di appartenenza noi dobbiamo conoscere o cercare quantomeno di approfondire un po' di più la nostra conoscenza. O cioè, invece no, prima facciamo quello che stavamo, cominciamo a cima, a cazzo te ne frega, passate l'interno, basta che mi vuole solo una sala, ma l'importante è che te la vedi, te la vedi bene, poi ci vedrai la prossima volta che sono. Oppure accompagnate una testa di cavolo come me, insomma, che ti faccio di cavolo anche altra così. E allora ci troviamo in questa area che viene conosciuta come la sala dell'abbondanza. L'area dell'abbondanza è a volte maschio, a volte femmina, dipende un po' dagli umori di chi la rappresenta. Viene sempre rappresentata con la famosa cornucopia da cui escono i frutti della terra. E i frutti stanno a simboleggiare la prosperità e il benessere, quindi l'opulenza. Esce la terra ricca, questa qua, con sole, Baia, che era un po', dobbiamo immaginarla, costruiamola oggi, non lo so, a Cannes, oppure a Saint-Tropez, oppure a Monte Carlo. Era un luogo che non tutti potevano frequentare, avendo i soldi. Poi da questa parte qua, da quest'altra parte, dove c'è quel monte a forma di tunnel, c'era miseria. Allora, se Pozzuoli era lo stomaco di Roma, l'emporio di Roma, Miseno ne costituiva il braccio armato. Diceva Seneca, è bello aspettare sul molo l'arrivo in porto delle navi onerate, ma spesso ad aprire l'onda è la Liburna. La Liburna era una nave da guerra. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Cosa succede ancora oggi? Liburia? Liburna, pure sotto, come si tratta. E allora facciamo dopo una domanda. Fatemi una domanda e datemi una risposta. Cosa succede ancora oggi nel Golfo di Aden, in Somalia? Che le navi, soprattutto le navi con te, vengono attaccate. Ultimamente ho visto un film con Tom Hanks, no, che raccontava la storia vera di un capitano e di una nave americana che fu abbordata e questi cercavano di riceverne in cambio un equivalente in danaro, quindi in scambio. Ebbene, anche 2000 anni fa c'era pirateria marinaresca, quindi per far sì che questo prezioso carico di tutto quello che possiamo immaginare che doveva giungere a Roma. Roma era una città miniata, una città che suggeva il sangue, 1,5 milioni di abitanti. Praticamente il 10% dei cittadini del mondo conosciuto di allora viveva a Roma, 1,5 milioni di abitanti. Provate a immaginare una città caotica, una città rumorosissima. E quindi quel 10% di cittadini che ancora oggi ci perseguono, sono sempre stessi, che detengono la ricchezza assoluta dello Stato, c'erano anche allora e detenevano la ricchezza dell'impero. Questi facevano a gara per andarsene da Roma. E immaginate palazzoni alti 6 piani. Oggi chi ha i soldi dice ma accattonato, così come il panorama. All'epoca chi viveva al 6° piano era chi non teneva una lira, un poveraccio. E per arrivare al 6° piano dovevi prendere rampe di scale che erano di legno. Dato che Roma si incendiava di continuo. E allora dici, ma io cazzo sto a fare, vedo un po' di godermi la vita da qualche altra parte. Seneca stesso diceva. Non è la ricchezza che ti rende felice, è tutta una cosa, la meditazione, eccetera. Però poi lui dimentica di dire che teneva diverse vite, era più ricco dell'imperatore e teneva 500 schiavi al suo servizio. E Tacito lo bacchetta, dice, caspita, tu predichi bene, razzo di meglio. Insomma, che senso ha tenere 300 tributi con i piedi d'avorio nella vita? È uno sfregio alla miseria, insomma, sotto certi aspetti. E allora la dea dell'abbondanza, sotto certi aspetti, testimonia proprio questo. C'era, come possiamo dire, il genio del comune, no? Il genio della città, ed è rappresentata così. Oppure il genio della fonte, rappresentato nello stesso modo. Quindi, invece, in questo clipeo, che è bellissimo perché, vedete, ci manca qualcosa che noi possiamo immaginare. Guardate, invece in un guardamento, anzi osservate meglio, ci stanno le dita qua sopra, è retta probabilmente forse da due vittorie latte,
ma c'ha questa cornice che è fatta con le squame di un serpente. Chi rappresenta il serpente? Vedete, è visto come un sacerdote. Il volto è tridimensionale, qui stiamo parlando di una lastra di mano. Chi rappresenta? Un giovane bellissimo che morì suicida nel Nilo, si chiamava Antinoo, ed era l'amante di quell'imperatore che abbiamo menzionato prima, si chiamava Adriano, che è morto a Baia il 12 luglio 1338 dopo Cristo. Sì, ma per il domani siamo oggi noi una società schifosamente bigotta. No, tant'è che poi si modulare tutto questi signori che stanno al governo adesso, quando lo ha la portaresa, quando lo ha, diciamo, quei diritti che secondo me chiamarli diritti anche offensivi, che riguarda l'amore fra due persone dello stesso sesso. Dirci che niente di strano. Questi sì, evidentemente. La famiglia. Da voi, chi è che si è appellato sulla famiglia? Chi? Gente con Marcasini, Berlusconi, che hanno moglie e figli sparsi un po' in giro, che appartengono a diverse entità. Insomma, non piace. Non ci dice che sono comunisti. Ah, è una...